A Genova il premio Nobel Dario Fo ha dipinto un murale sulla storia di Ipazia nell'atrio del Teatro Modena, un gesto di solidarietà verso il teatro dell'archivolto impegnato in una difficile battaglia per la sopravvivenza. Ci dice di più Benedetta Bidini. Sopra un'impalcatura a dipingere la storia di Ipazia, la matematica e astronoma greca uccisa per le sue idee. È il murale realizzato da Dario Fo nell'ingresso del Teatro Gustavo Modena di Genova. Un gesto a sostegno del Teatro dell'Archivolto che sta attraversando, come tanti altri teatri, un periodo di grave crisi economica. Un dipinto di solidarietà a tutto il mondo della cultura di fronte a quella che l'artista definisce l'indifferenza delle istituzioni, che hanno cancellato ogni forma di aiuto. Si continuano a comprare aerei che costano miliardi e non ci sono soldi per fare la cultura. Ora dico, un popolo diventerà importante, sarà degno, sarà civile grazie agli aerei da combattimento e ai sottomarini costruiti in Germania in questo momento, che sono miliardi, o attraverso che cosa sanno realizzare i giovani? Dario Fo dipinge un'opera da lui stesso ideata che raffigura Ipazia mentre viene condotta alla morte e dedica la storia di questa scienziata dalle idee rivoluzionarie a tutte le donne che subiscono ancora violenze e intimidazioni. E il pensiero va alla compagna di una vita, Franca Rame. Era proprio in cima a coloro che si sono buttati e che hanno pagato poi anche loro con la violenza questa dimensione, soprattutto questo pensiero e questa voglia di libertà anche per le donne. È tutto per ora, linea alla regia.